Ok, sì, bene, 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 ci siamo in diretta dall'Autodromo Nazionale di Monza in Italia, seconda social race per Formula Italia Team su Formula 1 2021. Amici di Formula Italia Team, buonasera da parte di Raffaele Lelli. Per voi, Rossi, insieme a me in cabina di commento, sono lieto di presentarvi una voce nuova, ovvero quella di Sebastiano in arte Hot Rod Driver 27. Benvenuto, Seba. Buonasera a tutti, grazie per questa accoglienza. E allora, è il mio primo commento che faccio con ovviamente F1 Italian Team, perché insomma ho cercato un team, un gruppo dove ci sono tante persone, dove siamo in tanti, quindi anche perché, vi spiego perché l'ho fatto, perché magari molta gente si chiederà il perché. Perché io quest'anno ho finito finalmente le superiori dopo una vita che sembrava infinita e praticamente scusate un attimo, Tranquillo. no, no. E praticamente cosa è successo? Che ho deciso di tentare, perché poi è tutto un tentativo, perché mai facile, di diventare giornalista sportivo di automobili. E quindi mi piacerebbe in futuro diventare giornalista sportivo automobilistico di Formula 1, se potrò mai farlo, non lo so, quindi io ci provo comunque, però io parto ovviamente dal commentare le gare online di Formula 1 che siccome sono una buona palestra di allenamento per il mio futuro e quindi io ci provo, ecco, tu. Assolutamente sì, è un primo mattoncino, comunque lo spirito di iniziativa è sempre il benvenuto. Ecco, io personalmente di pura conoscenza, abbiamo con Matteo Pitaccio che nel 2006 è stato qui a commentare con noi su Formula Italia Team. Intanto abbiamo visto una ruota, una scena bellissima tornare rotolando ovviamente in pit lane mentre passava Luca D'Amico che stava tornando in box, una scena decisamente esilarante. Fa piacere avere almeno con Luca D'Amico l'audio. E dicevo di Matteo Pitaccio, commentatore DAZN. Ecco, non è andato poi verso la NASCAR e l'IndyCar al commento, ma anche in Moto2 e Moto3, quindi ben venga, le possibilità ci sono e come. Buonasera comunque a tutta quanta la chat, Mark che rinnova l'abbonamento, 9 mesi è praticamente un parto. Certamente il buon Joe, andiamo tranquillo, figurati. Mannaggia, allora. Dobbiamo rifare la stanza, figurati. Assolutamente sì, perché sono crashati diversi piloti in questa qualifica. Andiamo un attimino anche a dare uno sguardo in pista, poiché. Va bene, ciao Giù. Purtroppo c'è stata la squalifica per una pulita che stava facendo manovra alla roccia per 2 metri, infatti contromano. Però fuori pista, urca che legnata qui di Dan Irco. Che botta violenta alla Che poi Barrichello. ricordiamo a No, proposito non era la che pista, però. quest'anno i danni sono stati incentivati, non si Sì. riferì, non sono solo riservati al musetto, ma ovviamente anche al fondo, all'alettone posteriore e anche alle parti laterali. Quindi insomma, quest'anno gli incidenti sono molto più gravi rispetto al 20, quindi anche comunque ai capitoli precedenti, e quindi i Scusami, danni potranno essere molto più pesanti sicuramente. testa coda di Paolo alla parabolica. I piloti stanno dando belli pesanti. Mi correggo per quanto detto di prima. Non era Barrichello ovviamente a Monza, era Imola, insomma, il tragico weekend del 94. Però la dinamica è stata abbastanza simile a Danilko che l'ha persa proprio nel richiamo verso sinistra della Scari, la quale parlavamo anche a microfoni spenti. È saltata totalmente sopra le barriere. Poi abbiamo visto l'onboard della sua vettura che è ritornata a terra. Però violentissimo anche l'impatto per Mirko Suriano, che per il momento anche guida la classifica. Andiamo a dare uno sguardo a quelli che sono i tempi, poiché mi ero segnato che, come dato, il miglior tempo l'anno scorso che eravamo fatti, l'aveva fatto registrare Miche, ovviamente Michele Scolari, in 1:17.858. Andiamo a vedere quindi quali sono i tempi per il momento. 1:18.572 il miglior tempo fatto registrare da Dan Irko. Già siamo più vicini a questo limite, però ecco, ad esempio, Seba, quest'anno si gira più lenti, vuoi il carico aerodinamico e il bilanciamento Quest'anno mi pare soprattutto di del aver carico. capito che è stato ridotto del 10-15% il carico aerodinamico. Bisogna vedere se ciò è stato implementato anche nel videogioco. Comunque, sembra che quella sarà la strada, sembra che quella sia stata la strada intrapresa da Codemasters anche proprio per arrivare a un livello di realismo il più alto possibile. Quindi, diciamo che probabilmente è più facile perdere la vettura, sicuramente, però mai dire mai, perché magari c'è chi si trova meglio con una vettura più nervosa, chi meno, insomma, tutto dipende ovviamente dal proprio stile di guida. Sì, anche un concetto di come è stato spostato questo carico. Se negli anni passati andavamo verso un
anche una ripartizione della frenata, quello è la cosa più evidente e permette di capire il comportamento della vettura, che si era tutti sul posteriore. Quest'anno invece bisogna gestire e lavorare molto di più anche sull'anteriore. Il problema di quando si entra in curva, soprattutto qui a Monza, che si viaggia con setup estremamente scarichi di solito, perché è una pista atipica, insomma estremamente veloce, è la direzione che non si ha con queste vetture, che hanno un sottosterzo cronico, ce lo dicevi anche tu a microfoni spenti. Sì, esatto, no, perché io purtroppo il gioco l'ho provato ancora poco e avrò giocato forse 3 ore neanche, però ho visto purtroppo che le vetture sono molto molto sottosterzanti, e mi ricordo di aver letto delle recensioni vecchie di F1 2019 dove molti lamentavano proprio un sottosterzo perenne delle vetture, che speriamo di non essere tornati a 2 anni fa più che altro, ecco, perché il sottosterzo è molto fastidioso, quindi speriamo di non essere tornati a 2 anni fa, ecco. Intanto a livello organizzativo, ecco, ci stiamo confrontando con la direzione gara, Marco, Ernesto, per decidere se ricreare la stanza o andare in gara, eventualmente poi ricreare la stanza, insomma chiudere questa sessione di qualificazione. Ci sono un po' di problemi, alcuni ragazzi sono proprio stati cacciati essenzialmente dalla lobby da un gioco un po' barbino, e quindi vediamo. La difficoltà è che una volta che si è messo in vita poi non partono questi inviti, quindi dei primi giorni decisamente stressanti, ce lo aspettavamo, insomma nel 2017 mi ha detto rimanemmo fino all'una fermi in griglia a sperare di poter partire, ma no, proprio niente. Io c'ero. No, però dico sì, comunque che dicevano già dall'anno scorso che quest'anno avrebbero detto che avrebbero migliorato la lobby, quindi avrebbero cercato di renderla con meno bug, renderla che avesse meno bug, renderla in modo che fosse quindi con meno bug e con meno errori, però da quanto sembra, insomma, non sembra che siano stati apportati grandi miglioramenti, ecco. Sì, ecco, il tema della stabilità dei server e dei server dedicati era uno dei trend topic sul forum della Codemaster. Purtroppo non ad oggi siamo rimasti decisamente indietro. Diamo un attimo uno sguardo alla lista dei piloti che sono in pista o quelli che sono sopravvissuti alle varie disconnessioni e ritiri. Con Alex Pilotino in Advance Apple in Mercedes, troviamo il solo Ernesto Coppo, una Mister X in Ferrari, doveva esserci Marco Gano ma purtroppo non ce l'ha fatta, anche lui per difficoltà di connessione. Una pulita nel Luca D'Amico in McLaren, Kaiser Matt e Dier Long in Aston Martin, Poz Luca e Daniele Play in Alfa Tauri, coppia ex Prime League, Danirco e Matthew in Alfa Romeo, coppia invece ex Master League la passata stagione, poi Patrick Sperry e Luca Flaminio nella Haas, quindi possiamo vedere anche la Haas per il momento ai box, però nella precedente social decisamente bisfrattata dai piloti non l'abbiamo vista scendere in pista. Sdem e Paolo invece sono con la splendida Williams, mia modesta opinione. Raffo Idex in Red Bull e il Tia Prince invece porta in casa in pista l'unica francesina, la Alpine. Esatto, e poi guardavo anche i tempi del secondo e del terzo, dove sono separati da 122 millesimi, quindi hanno proprio lasciato il vuoto dietro di loro, ovviamente oltre al primo, adesso che vedo che ha fatto 1.18 e 572, no? Sì. Vedo male? Sì, okay, sì. Ok, perfetto, no, perché sul telefono vedevo male, scusate. Quindi hanno proprio lasciato, diciamo, un vuoto dietro di loro alla fine, mentre gli altri poi dal quinto al nono sono tutti racchiusi praticamente tra il 4 e i 9 decimi, e poi invece gli ultimi tre in un secondo e due praticamente. Quindi ci sono, diciamo, già delle demarcazioni abbastanza forti, anche se per ora Ragana amichevole, tutto in gara ovviamente, però può cambiare tutto ovviamente. Sì, ecco, si vanno a suddividere tre piloti, Danirco, Luca D'Amico e Mattia De Capo nelle prime tre posizioni, che l'anno scorso sono state nella nostra categoria di punta al 100% come distanza di gara e in bassa riga. Intanto attenzione, ritiro anche per Kaiser Matt, anche lui in uscita qui dalla Ascari, eccolo lì sulla destra, così come Danirco arrivato all'impatto dentro le barriere, mentre sopravanzato proprio da Raffo Idex, che insieme a Stem invece hanno militato nella Sport categoria di punta, però con distanza di gara al 50%. Poi troviamo due belle sorprese che l'anno scorso hanno militato in Prime, che è la categoria inferiore delle quattro che abbiamo, però il livello è anche lì è decisamente cresciuto. Raffo Idex intanto si migliora, arriva in quarta posizione con 1.18.309. Intanto è esposta anche la bandiera a scacchi, quindi gli ultimi tentativi. Arriva la prima delle Alfa Tauri, quella di Poz Luca, resta settimo. Vediamo come chiude Daniele Play, sembra aver alzato il piede, però
Tanto Advan Seppol 77, non so chiunque sia, comunque lo saluto e imparerò pian piano, ragazzi, i nomi di tutti col tempo e imparerò anche le vostre categorie nelle quali avete gareggiato. Mi vado a rivedere la storia di tutta la categoria, di tutte le categorie per essere più pronto ovviamente in futuro. Comunque, sì, sono io, sono Otro Driver 27. E comunque, tornando al discorso che facevi prima, caro Raffaele, Monza ovviamente è chiamata il tempio della velocità anche perché il record mi sembra che sia non mi ricordo di chi, del 2004, Dovrebbe essere sì. di Ok, scusami, vi questo interrompo al volo. sì. Tutto da rifare, ripartiamo con le Q. Anche la qualifica rifacciamo. Ah, ripartiamo, perfetto. Comunque, no, il tempo Invito migliore l'ha fatto tutti a chiudere il Raikkonen. gioco. Va bene. Io fermo la live, però se chiudo il Tu gioco. sì. Ah, No, ok. tu vuoi continuare. No, dico Va tutti i bene. piloti. Dicevi, Seba, miglior tempo. Comunque dicevo che il miglior tempo l'ha fatto sì 3 anni fa Raikkonen, ma invece la velocità più alta è stata raggiunta nel 2004 dalla Williams, non mi ricordo adesso il pilota, che fece la velocità di 372 all'ora, quindi insomma, all'epoca raggiungere una velocità del genere, che poi probabilmente forse è la più alta velocità mai raggiunta ufficialmente in una sessione da una Formula 1, mentre la velocità più alta mai raggiunta in una sessione non ufficiale è di 400 all'ora mi sembra di Alonso o di Button, non mi ricordo, nel deserto, tipo hanno fatto una roba del genere. Quindi il potenziale di queste vetture, se non avessero il carico dinamico, sarebbe veramente elevato sicuramente. Sì, ecco, si è puntato proprio su questo, anche sia con il regolamento con la Formula 1 reale che anche poi sul gioco con la quale ci stiamo dilettando. I tempi, tutto sommato, sono rimasti lì appena appena rallentati. L'anno prossimo continueremo, andremo essenzialmente a girare ancora più lentamente con le vetture. Tra l'altro, la scorsa settimana presentate le nuove vetture, il concept almeno di quel che sarà nel 2022, però sicuramente poi troveranno il modo, al solito, gli ingegneri per riportare i piloti almeno a carezzare determinate velocità, determinati record di velocità sul giro. Ricordiamo però che l'anno prossimo le monoposto saranno 3 secondi più lente al giro e peseranno 790 kg. Quindi no, la Formula 1, che è sempre stata leggera, come sono sempre state leggere come monoposto, è un cambiamento sicuramente non da poco, ecco, anche Andrea, vedi perché che mi sono va buttato degli bene. altri. Vedi che ci sono problemi con PSN. Intanto, per qualche indiscrezione, ci viene detto che ci sono delle difficoltà proprio con il PSN. E quindi vediamo, nel dubbio noi facciamo un po' di salutino. Seba, a proposito di stare vicini di vetture più leggere, già da quest'anno, però nel gioco, già negli anni passati, noi, ecco, nel virtuale, nonostante la difficoltà nell'usurare le gomme, nel disturbo aerodinamico nel seguire un pilota, però tante gare non l'abbiamo viste con 5-6 piloti stando sotto al secondo nel DRS, tirarsi e poi menarsi essenzialmente negli ultimi giri. Quest'anno, almeno qui sul gioco, è ancora più facile seguire una vettura, si soffre di meno, ecco, il disturbo aerodinamico. Quindi magari questo potrebbe portare anche a delle gare un po' più caotiche, nel dire ok, non resto dietro, non aspetto, anche C'è perché riuscito? non si può più gestire la mappatura del carburante. No, scusate, ho sbagliato sulla velocità massima raggiunta, perché era di 370 a Monza nel 2004, non mi ricordo la monoposto 5 da parte di Valtteri Bottas con la Williams. Quindi non mi ricordavo di questo, è vero, sì, giusto, giusto. Invece una velocità non ufficiale, invece ancora più alta mai raggiunta, dicono, da quello che c'è una stima, a Baku nel 2000, mi sembra 18 se non sbaglio, dove Bottas raggiunse i 378, quindi addirittura, quindi in scia, però non è ufficiale come dato. Eh sì, dalla chat vedo che diversi ragazzi si stanno pronunciando, stanno divertendo. Salutiamo anche il buon Luigi Legge 97, Advance Apple 77, il ragazzo che prima leggevamo in pista, Advance Apple, che era entrato anche in party per cercare di capire cosa fare. Noi siamo in attesa, ecco, a livello organizzativo, di decidere cosa accadrà, perché vedo che ci sono delle Guardate ragazzi, segnalazioni. io stasera per la mia prima live sta andando male perché mi hanno mandato all'incirca 15 inviti, 15 inviti, Andrea, ma un buco. che... Eh sì, ma sto leggendo non discrete difficoltà con il PlayStation Network, interruzioni segnalate nelle ultime 24 ore sul down detector, insomma si sta un Pare po'. l'Everest. Non si sa quale sia il problema, però Se uno riuscite ad No, io entrare in lo so stanza, qual è il scusami. problema, ma...
Però non allora... ci puoi rivelare il segreto, di la verità. Aggiornamenti rapidi e veloci. Ci sono problemi col PSN a quanto pare. E partiamo con Q immediate e poi gara. Tentativo unico? Da... Sì. Niente, io non posso entrare in sessione di nuovo nonostante abbia riprovato, ma nulla, quindi è una causa persa stasera, è una causa persa, vabbè. Pazienza. E quindi qui mi si viene a rubare il format della Formula 2. Allora. Comunque voglio nei commenti sapere un po' che cosa ne avete pensato di questo weekend dei campioni di Silverstone e anche di questa sprint race. Ditemi un po' che cosa ne avete pensato. Il sottoscritto dice che la sprint race non è una gara, ma è semplicemente una qualifica diventata gara breve, e l'incidente fra Verstappen e Hamilton è colpa di Hamilton, basta, tutto qua. E poi non so quali siano i vostri pensieri, i vostri ragionamenti, ma penso che per la maggior parte ci ho azzeccato, quindi... Però ovviamente ognuno ha della sua idea, sicuramente. Prima di tutto faccio i complimenti a Verstappen per la pole più lenta della storia, anche di quando si girava nell'inferno verde, perché 30 minuti, ok, che è una pole, però il tempo di gara è stato quello. Non è male, però ci sono talmente tanti rischi che ovviamente i piloti non rischiano di danneggiare la vettura in quella sprint race. È il 19 luglio, mentre fra... Tutto a posto? Una settimana, meno di una settimana, perché mi pare che sarà... La sezione aiuti, l'unica cosa che devi cambiare. Ho già cambiato. Ok, e la pista. A posto. Poi il resto... Stavo un po' esplorando il cervello, perché nel mentre sento anche i ragazzi che si stanno organizzando e... Scusate so se vi ho interrotto. È il bello della diretta. Ma esatto. Vi sentite voi in live? Vi siete mutati o...? Ah, non lo so. Ah bene, vabbè, una serata così, dai. Ma sì. Comunque dicevo, il primo agosto sono 45 anni dell'incidente di Lauda, quando prese fuoco la macchina, quindi a proposito di Inferno Verde, quindi sono passati ormai quasi 45 anni praticamente. Sì, si sente tutto, va bene, dai. doveva capitare anche questo. Il bello della diretta, ho detto prima, Andrea, va bene così. Non ho fatto in tempo a recuperarmi i tempi degli altri prodotti, perché mi ero segnato i tempi della passata stagione per cercare di capire, insomma, tanti non stanno criticando questo titolo, ci sono un po' di difficoltà, non si riesce a trovare il limite, è sempre così i primi giorni, però per capire se invece qualcuno si sta riuscendo a migliorare, perché ad esempio Dan Irko aveva fatto un 18, sì, sono, sì. Ok, perfetto. No, pensavo che avessi un attimo buggato tutto. Scusate, chiedo, non si sa mai. L'anno scorso fece un 18 e 102, quest'anno è stato sul 18 alto, almeno per ora, ovviamente. Quindi siamo in attesa nei prossimi mesi. Poi con l'inizio dei campionati sicuramente si andrà a limare un altro secondino. Però in media quest'anno si dovrebbe essere sui 6-7 decimi più lenti. Monza è una pista che, lo sappiamo, appiana quanto più possibile le differenze sia tra piloti che eventualmente anche tra vetture così simili, come abbiamo visto insomma quest'anno, perché anche in realtà c'è stato poco per i team da poter sviluppare. Se non vado errato erano 5 gettoni che potevano spendere, no, per lo sviluppo. Due. Cioè la Ferrari, da quello che ho capito e ho letto, ne ha sviluppati due, si è concentrata sulla rastremazione della parte posteriore per cercare di generare più carico dinamico possibile tramite il fondo dalle pance e poi ovviamente tramite l'estrattore, quindi ha cercato di rastremare la zona del cambio, e forse la Red Bull ne ha spesi 5, non mi ricordo adesso con esattezza, mi ricordo solo della Ferrari, adesso non mi ricordo gli altri. Comunque siamo lì, tra 2 e 5 gettoni cambia poco, però per noi sono gettoni, per loro sono componenti importanti da sviluppare sicuramente. Quindi bisogna anche vedere questo investimento, insomma, puntare su una stagione dove sai che questa vettura a fine anno la butti è un po'... L'unico team che ha avuto una derega per questo è stata la McLaren, che ha dovuto rifare tutti i retrotreno perché ha cambiato power unit. Intanto ci chiedono come va questo PSN e io non mi esprimo che è meglio. Ma è da buttare perché... come la vettura di Max dopo che l'ha tirata fuori dalle barriere. Esatto, perché caro Mark, io ho provato a entrare 15 volte in lobby e 15 volte mi diceva impossibile accedere alla sessione, quindi adesso sto seguendo live da telefono, quindi
Comunque, vedo che siamo 16, forse ne Io manca aprì si uno. prende la macchina. Ecco, pozzoluto. Manca uno in Ferrari. Ah, no, c'era Gano. No, siamo tutti. Ok, 17, perfetto. Fate prendere la macchina al Tia. Vai. No. Tia, prendi la macchina. Però, se non ci sta ascoltando, c'è Luca Flamino, c'è qualcuno. Insomma, i ragazzi sono si sono divisi, ma ci sono tre parti, ma stanno tutti in un modo o nell'altro collegati tra di loro. Quindi attendiamo che Mattia del corso il Tia Prinz 97 vada a prendere la vettura. Quest'anno, insomma, chiacchieravamo sia l'anno scorso, sia nella precedente social race, per il Tia c'è il contrattino già pronto insieme a Stem, Simone Fracchiolla, immagino per giocarsi qualcosa di più quest'anno in Sport League, visto che l'anno scorso Tia è andato in una stagione un po' impattante, ecco, dopo l'esordio in Premier League, il passaggio poi alla Sport non è stato dei migliori, la velocità c'era, però ha dovuto imparare tanto, ecco, mettiamolo sotto questo punto di vista. Stab invece dopo 2 anni su Formula Italia Team, al terzo anno ha decisamente brillato con la scorsa stagione Sport League. Quest'anno, se rimane in sport, considerando che di solito i primi 2-3 salgono, cambiano categoria, ci si aspetta che si possa andare a giocare il titolo. Poi l'ingresso, l'innesto di nuovi piloti, insomma, vedremo quello che sarà con categorie che immagino bisognerà fare una pre-season bella pimpante, 16-18 piloti, e già l'anno scorso qualcuno con il bene, il massimo rispetto che uno vuole un pilota, però alcuni ragazzi si è deciso di lasciarli fuori per lasciarli ancora crescere un po', piuttosto che gettarli in un campionato così nella mischia, e anche abbastanza competitivo come poteva essere una Pro League al 100%, insomma, c'è la Formula Open anche per crescere, quindi sono felice, ecco, che l'anno scorso ad esempio Fabio Zurdain non si è lasciato abbattere dal fatto di non essere entrato nei campionati, ha continuato a fare la Formula Open, poi dopo la metà stagione che si era confermata non solo la sua velocità in pista, ma anche mostrato di più, ecco, il saperci stare anche in pista, perché lo sapete, è un po' particolare il regolamento FIT, attento ai limiti del tracciato. Alcune curve, insomma, si può sfruttare un po'. Quest'anno a Monza, anche con il ridisegno dei cordoli, sembra, non so se hai avuto modo di fare qualche giro, però ad esempio la roccia, io la Allora, adoro, a la roccia Monza del io 2010. purtroppo su F1 2021 non ho ancora girato perché non sono riuscito. Ho girato forse un po' in Cina e basta, credo. E Spagna. Le altre piste ancora non le ho provate, però ho notato la vettura un po' più sincera sui cordoli, almeno in Cina, poi non so nelle altre piste. Si vedrà in futuro come si svolgeranno le cose e speriamo con gli aggiornamenti che vengano appunto migliorate tante cose, tra le quali, come dicevo prima, anche il fatto inerente delle lobby, perché sul precedente capitolo in tanti si sono lamentati di ciò, quindi speriamo che venga migliorato tutto, ecco. Sì, ecco, quello dell'avere una risposta dalla vettura è uno dei dati che più a pelle è arrivato a tutti quanti, e credo anche la cosa sulla quale hanno lavorato di più. Però adesso lo vediamo con Danirco quando appena arriva alla roccia. L'esterno percepisci proprio quella profondità. Poi dalla modalità spettatore, le vetture purtroppo c'è ancora questo bug visivo che non alzano polvere, terriccio né nulla. Però i cordoli sono strettissimi, il panettone sulla destra è molto pericoloso, il cordolo esterno è sottilissimo, idem nelle due di Lesbo, quindi un po' di lavoro sui cordoli credo l'abbiano fatto anche essendo obbligati, insomma, a dover inserire Imola, quindi fare il cordolo così nel tricolore. Una volta che lo hai disponibile per Imola, probabilmente ne hanno approfittato per spiaccicare un po' in giro anche sull'autodromo nazionale di Monza. Il momento è proprio da Mirko che si lancia l'ingresso della scala. È bella questa telecamera, anche questa un po' abbassata rispetto a quanto abbiamo visto Intanto negli anni c'è di passati. legge 97 che dice iscrizioni per stagione, aprono il 1º agosto. Ragazzi, non posso dire queste cose, però qua dovete chiedere agli amministratori. Io non so, ancora non so nulla di questo, quindi. Vedremo, cioè, è ancora lunga, molto probabilmente di solito il periodo è quello. Vediamo comunque chi va ad ottenere la pole position. Immagino Dani Ercole, molto abbiamo su pressione per un solo millesimo nei confronti di Matthew Dani Ercole, 1:18.704 se non vado Poi errato. 705 Matthew, poi sono spariti i tempi. No, poi è È squalificato. Come volata. squalifica sessione? Perché, raga, che cosa è successo? Immagino per il taglio, Taglio. di solito sì, nel tentativo In tre sono unico. stati squalificati, mazzo. Eh sì, un po' Comunque esagerato limite. abbiamo
i tempi che sono Dunk 1.18.7, Matty 1.18.705, Fit Luca che è il terzo, giusto? Sì, sì. Che è 1.18.986, Raffoidex 1.19.163, poi abbiamo Kaiser Matt 1.19.3, Daniele Play, ok, scusate, 1.19.5 e 565, mentre c'è Paolo 2.553, 1.19.593, Patrick Speri, giusto, sì, 1.19.7, sì. Beat Flaminio 1.19.8 e Poz Luca 1.19.8 e gli ultimi tre, 1.20, cioè gli altri tre, scusate, che non ho visto, 1.20 e comunque in 1.20, ecco. Sì, Poz Luca chiudeva in 19.882. Tra l'altro tutti quanti con la soft, tranne una Punitan, che però è classificato ultimo in questo tentativo unico, ha provato a cambiare il discorso gomme. Fuori alla top 10 Long era 20.1, 20.194 per Van Zeppel, una Punitan 20.5, poi tutti gli altri purtroppo hanno ricevuto il giro annullato per limiti della pista. Vedremo il discorso gomme, perché Monza non è una pista che, almeno nei capitoli precedenti, va a stressare troppo il pneumatico, però fare la strategia inversa alla fine paga sempre, ovvero partire con la media, cercare di restare aggrappati a un DRS di un pilota che, nonostante la soft, non ha un ritmo così brillante, e poi fare la strategia inversa, ovvero passare, esatto, a sua volta alla però soft. Però quello che c'è da dire è che io dico sempre che Monza, avendo tante accelerazioni, tante frenate, si soffre tanto anche di graining, perché l'alternanza caldo-freddo, lo scambio termico, insomma, stressa le gomme da questo punto di vista. Comunque, 5. Se, giro di informazione con prima fila tutta Alfa Romeo. Non lo sapevo, scusate, ignoranza, sì, sì. Colpa mia, scusate. Chiediamo a Ernesto Andre se abbiamo un collegamento con loro. Quest'anno si usura nel giro di formazione la gomma come gli anni passati? Sì. Va bene, non l'ha capito neanche lui, poverino. Vabbè. Uno sguardo alle gomme, se riesci ad averle in sovrimpressione, sempre in questo momento. Se le vedi. E non ce l'abbiamo la usura, non ce l'abbiamo l'usura. Abbiamo solo la temperatura. Ah, ok, magari in partenza date uno sguardo se partite magari già con 5, sì, perché magari non hanno messo la schermata, ma c'è, visto che voi partite con una gomma nuova, poiché Dear Long in undicesima posizione va con la soft come i 10 lì davanti con la quale si sono qualificati, gomma media invece per Van Zeppel, una Punitan nel Tia Prince ed Alex Pilotino, gomma soft per i piloti fuori alla top 10 nuova, e quindi insieme a Dear Long anche Mister X e Sdem scatterà. È arrivato dalla tardi 16, il tuo consiglio, Raff. Che senso, è arrivato tardi? Cosa hai combinato? Cosa hai combinato? Come la si può lasciare da solo un attimo? Cosa hai combinato? Quando hai detto che paga fare la strategia inversa, avevo già selezionato. Spiace. Diretto al volato. Succede, ragazzi. Sono felice che per il momento c'è l'audio, però al solito credo sarà solo nel giro di formazione, poi le vetture diventeranno delle Formula E, poi che c'è un terribile bug audio che semplicemente va a tagliare tutti i picchi nelle power unit. Comunque, quindi e ricordiamo a tutti che questa è una gara a prestazioni pari, sì, ovviamente. Ovviamente è una gara a prestazioni pari, 50%, quindi all'incirca sono 27 giri. Ecco, io me lo chiedevo perché il 50% non l'ho mai fatto. Ho fatto una volta 100%, mi ricordo, metà non l'ho mai fatta. E quindi ci siamo quasi con le vetture che si stanno schierando sulla griglia di partenza. E speriamo ovviamente una bella gara, una gara interessante, ma ovviamente anche attenzione alla prima curva, perché è facile sbagliare, è molto facile sbagliare la prima curva. Assolutamente sì, specie per i ragazzi che arrivano da dietro. Allora ci siamo con una prima fila tutta italica a casa nostra, la Social Race torna a casa, mettiamola così, con l'Alfa Romeo di Danirco e metti in prima fila. Non c'è l'usura. C'è l'usura, grazie per questa info. Molto bene, allora ci siamo. Le luci si vanno a spegnere in questo momento. Scatta quindi il Gran Premio d'Italia. Ci siamo, scatta la gara. Attenzione, vediamo come partono. Vediamo se da dietro vengono insediate le due Alfa Romeo. Sì, vengono insediate dalla Red Bull. Attenzione, che si porta in terza posizione di Raffoidex. Anche Luca D'Amico ha passato Matti. Mi è sgranato tutto, ragazzi, non ci vedo più nulla, vabbè, sto vedendo solo delle macchine che lottano, non so, intanto è la qualità della connessione che purtroppo è quella che è. Sì, comunque sono volati pezzi nelle tre vie. Indovinati, un lungo anche gialla, di un Alfa Tauri. Oh, Paolo, anche questo rientro in pista decisamente pericoloso, crea delle difficoltà a Poz Luca che si lancia all'interno la prima di Lesmo.
Non so se il danno è per Paolo, perché sta perdendo davvero tante posizioni. Splendida partenza da parte di Raffo Idex con la Red Bull, che era andata ad insidiare Matthew all'interno. Luca invece ne ha approfittato per andare all'esterno della prima variante, e quindi così è riuscito a salire in seconda posizione. Seguono da Nirko, arrivano in tre qui alla staccata dell'Ascari. Parzializza Luca Flaminio con la Haas, saggio nel non tentare l'attacco. Intanto c'è bandiera gialla. Ah, che botta per un Aston Martin, Kaisermatt. Effetto pendolo in uscita dalla Ascari. Sì, molto brivido brutta, per molto la Mercedes. Advanced Apple stava per centrare ciò che rimaneva dell'Aston Martin. Ma perché mi sgrana tutto, ragazzi? Penso sia per la qualità. Prova ad abbassare, ecco, la qualità, perché dovremmo avere anche un 480, 360, così anche più fluido. Intanto torna ai box long anche il Tia Prince, quindi questi ragazzi che hanno riportato dei danni nel primo giro. Anche Alex Pilotino torna ai box. Allora torniamo lì davanti, andiamo anche uno sguardo all'intervallo, perché sono tutti sotto il secondo i primi quattro. Poi c'è già uno strappo di un secondo e uno per trovare Daniele Play. La grafica in questo momento invece non ci aiuta, si va a sovrapporre, ma c'è sempre Danirco a guidare il trenino dei primi quattro. Come detto, un piccolo strappo. Piacere vedere Raffo Idex, insomma, cresciuto nel vivaio Prime, poi approdato in sport su Formula 2019. L'anno scorso si è giocato il titolo contro Topping Kestrel. Purtroppo la matematica ed anche la sfortuna, tra l'altro proprio qui a Monza in un diluvio vero e proprio, non ho privato, insomma, di almeno provarci fino alla fine a giocarsi il titolo. Oh, Raffo Idex in grande controllo in uscita dalla Ascari, riuscito a gestire l'effetto pendolo che in precedenza ha tradito. Attenzione, purtroppo che in scia, attenzione alla Red Bull e la sorpassa, vediamo se si mette all'esterno. Ruota, vediamo se ce la fa. La sorpassa per un pochissimo e riesce pure a sorpassarla. Che bel sorpasso, difficile, perché in quel punto non è facile sorpassare per quanto ci sia rettilineo, quindi è un bel sorpasso sicuramente. Sì, era uscito male Raffo dovendo gestire quell'effetto pendolo, quindi ne ha approfittato Matthew per riprendersi la terza posizione, ma insomma, rispetto a dove partiva ne deve ancora guadagnare una, visto che il mirino adesso è puntato sulla McLaren di Fit Luca D'Amico, campione Master League nel 2019, che però a sua volta sta tentando di attaccare Danirco, e tra l'altro da questo giro si potrà utilizzare il DRS, quindi vediamo se ci sarà un cambio in vetta. Poz Luca anche se poi quello molto che ho visto Danirco ha fatto anche il giro veloce, quindi 1.20 e 762 mi sembra, se non sbaglio di aver letto qualcosa del genere. Sì, essendo il capotreno, diciamo, decide il ritmo. Il primo giro veloce come riferimento, ecco. Tanto Poz Luca il distacco è decisamente buggato nei confronti di Flaminio, perché mi viene dato a 4 decimi, ma è a malapena in zona di DRS, anzi nemmeno apre il DRS. Non è l'unico secondo distacco buggato, anche perché tra il nono e l'ottavo c'è un minuto e 20 e passa, che urca, sì. Decisamente. Ma sono i bug delle lobby, è normale, succede. Che meraviglia. No, non dovrebbe, però succede. Vabbè, voi non fateci caso, cioè noi ci proviamo a capire quanto distacco c'è. No, ritiro per Long. Era vicino al Tia Prince, mi sa. O in uscita dalla roccia. Mettiamo 1.27, intanto giro veloce. In trazione quella roccia, eccolo lì. Ciò che rimane dell'altra Aston Martin, purtroppo davvero un peccato sia per Long che Kaisermatt perderli così nei primi giri. Andre, ci vuoi dare una dichiarazione decisamente a caldo oppure io riesci al commento? I soldi di Lawrence non bastano, cioè. Il papà paga, ma i soldi non bastano. Esatto, oh, esatto, tanto esatto. Abbiamo assistito al primo regime di Virtual Safety Car che è diventato Safety Car, era una delle novità che avevamo visto anche nella beta, quindi Safety Car per rimuovere i detriti dell'Aston Martin di Andrea Longagnani. Per la verità i commissari almeno virtuali qui a Monza hanno già rimosso la vettura, però così ha deciso di intervenire la direzione di gara, esatto. Inizialmente la Virtual Safety Car e poi Safety Car con il Tia Prince che torna ai box. Però ragazzi, io quello che mi chiedo è, la leader di Danirco potrebbe essere messa in dubbio? La leadership? Credo si fermeranno tutti, tranne chi ha montato la medium, quindi una Pulitan credo sia, andrà in vetta. Vediamo come si comportano lì davanti, infatti. Si è fermato intanto il Tia Prince da ex pilotino ed hanno montato la gomma soft nuova. Disconnessione per Advanced Apple, mannaggia, perché era uno dei piloti con la gomma media e il bot di solito intelligenza artificiale è poco intelligente, credo lo riporterà ai box. Vediamo cosa decidono di fare. Intelligenza perché dovrebbe essere chiamata deficienza. Assolutamente però, sì. No, dico a breve così, cosa fa il bot. Senza mezzi termini. Tornano ai box i primi due. Attenzione, con D'Amico che quasi stava per andare a baciare il possedore dell'Alfa Romeo di Danirco.
Allora ci sarà un po' di caos adesso in pit lane, tutti che tornano ai box. Prosegue come detto la McLaren di una pulita, partito con la gomma media, si va a prendere la vetta del GP. Deve aspettare in effetti Matthew, ma passa molto il trenino. Addirittura Dan Hirko con la hard. Urca, sì, tutti con la hard. E anche Fit Luca con la hard. Poi, perché sto aspettando Non ci credo, è fermo Matthew. Non ci credo. È fermo Matthew perché davanti a lui c'è la Haas, che non è ancora riuscito a mettersi nella piazzola, quella di Patrick Speri, e quindi non poteva uscire Matthew, incredibile. Ah, ho visto, sì, ho visto adesso, me ne sono accorto adesso perché guardavo le gomme che stanno montando. Ma montare la gomma hard a Monza non, secondo me non ha tanto senso, perché non rende a Monza. A Monza massimo puoi mettere la media se proprio vuoi, ma la dura. Ma anche perché di solito la safety car fa 2-3 giri, quindi non dici metti la hard per andare fino in fondo, credo ci sarebbero arrivati anche con la gomma media, quindi non ci arriva. Vediamo, una media che è stata montata sia da Raffo Idex che da Daniele Pei, esperti della 50%. Lei dalla sua carriera in 100% se ne esce con un, non c'è, con un podio in Master League, isperato però con una cavola in Russia nell'ultimo giro. Quindi con esperienza dice che non ci arriva, però anche Slam vedi ha messo la media, quindi io non vorrei che i ragazzi della 50 già hanno provato qualcosa che invece voi più esperti con la distanza di gara al 100% non avete pensato. Non ci arriva perentorio. No, così, ma proprio senza mezzi termini, ma sì, non ci arriva, ma chi c'è, cioè, ma proprio senza tanti complimenti. Beh, giustamente l'esperienza paga, quindi ha anche ragione, giustamente. Tra l'altro è la prima volta su questo abitolo che vediamo la safety car con la nuova livrea, quindi decisamente brutta, sembra un ghost. Ecco, anche nel primo giorno, seguendo un pilota da dietro, una cosa brutta è questa, che le vetture sembrano veramente appoggiate sull'asfalto, cioè non appoggiate, che scivolano sull'asfalto, che non hanno veramente un contatto, che le ombre sono meh. È un po' particolare tutta la situazione. Sì, esatto. Io per quanto sto facendo il mio primo commento e sto commentando poco, però sto osservando tante cose per vedere quali vedo appunto, delle quali vedo appunto che non mi sta convincendo tanto F1 2021, specialmente per quanto sto guardando l'online, quindi appunto da questa sera vedo che purtroppo la lobby è ancora troppo buggata e ci sono ancora tante cose da risolvere che speriamo che siano risolte da qui in avanti. Perché se si vuole giocare, ma anche senza per forza fare campionati, ok, ma proprio in generale sì, non si può andare avanti così. Per Patrick Speri, che è arrivato al ritiro, c'erano dei segni particolari in ingresso pit lane, nella zona dove si va a rallentare, quelli lì sulla destra. Non vorrei che ci sia stata un'incomprensione, perché era appena rientrato anche Matthew, e quindi non vorrei che il muretto che separa pit lane e pista abbia purtroppo costretto Patrick Speri al ritiro. Attenzione che una pulita va talmente largo che quasi supera la safety car. Attenzione, spinge, chiede che vada più forte, allunga di colpo sul dritto la safety car, anche saltellando. Push. Povero Mailander, già si trova. Adesso sentiamo dalla radio plan B, come fanno in Formula 1. Ci chiedono di invitare, provo, invita. Mi fa invitare finalmente, quindi Advance potrebbe riuscire a rientrare in stanza. Certamente. Purtroppo questa è la situazione. Va bene così, diretto e conciso, preciso, va benissimo. Prima live non sono molto contento da questo punto di vista. Dai, prova adesso, magari col fatto che siamo Justin's e Fiata riesci a rientrare. Ma spero. Advance, però mettiti online, se no. Sì, no. Dai, no, online. No, dicevo ad Advance Apple. Ah, il ragazzo ci chiedeva di essere invitato. E allora, secondo o terzo giro, già ho perso il conto, insomma, tra le varie chiacchiere di. Regime di safety car, attenzione testa vuota per Paolo, in trazione, l'uscita dalla prima variante, fa retromarcia, preferisce il rimposta pista per, vabbè, comunque ha già perso tutte quante le posizioni, l'ex pilotino è lontano, non l'avrebbe persa nei confronti del pilota della Mercedes, e vediamo se riescono a ricongiungersi. Credo di sì, tanto Advance, che bello, riesce a tornare in stanza, speriamo anche a prendere il controllo.
tutti con gomma hard, fatta eccezione per una pulita in advance Apple, che sono partiti con la gomma media e non si sono ancora fermati. Media nuova invece per Raffo Idex, Daniele Play, Sdem, Matthew. Gomma soft invece per il Tia Prince, Matthew, che visto che era già finito dietro ha preferito rifermarsi, passare dalla hard alla gomma media nuova anche lui. Comunque ragazzi, è una causa persa l'online, ma io sono 2021 per ora. Non sono entrato, sarà la 17ª volta che provo, ma siamo sempre a un punto morto, però vabbè, cosa vi posso dire più di questo. Comunque, al di là di ciò, la statica rientra in questo giro, quindi meno male, la gara riparte finalmente. E è ovviamente una gara ancora una gara matura, sono gare praticamente queste nuove e tutto, però comunque dà una mezza idea un po' delle potenzialità dei piloti, c'è chi si riconferma, c'è chi magari chi emerge, cioè queste gare qua servono anche un po' per questo, ecco, sostanzialmente, quindi chissà, chissà, sono ancora 20 giri, può succedere ovviamente di tutto. Spero che il bot che Advance Apple sia riuscito a prendere il controllo, perché ogni tanto lo vedo ghost, quindi non vorrei che è il bot che prova a fare cose e sta facendo movimenti ed ogni tanto un ecco po' pericolosi. Qua che le vetture stanno affrontando la parabolica. Ed ecco che ci siamo, che questi mastini da gara ripartono finalmente per questi 20 giri che rimangono, dei quali praticamente abbiamo fatto un terzo di gara, diciamo così, dietro Safety Car. Ed ecco qua che ripartono, attenzione con intanto Danko che è in lotta con Advance Apple per la seconda posizione. Attenzione, vediamo se Advance Apple intanto ci riesce a superarlo. A rimanere, scusate, a rimanere secondo? Sì, ci riesce, attenzione che c'è all'interno. Ho visto un è un toccato, po' sbaglio. è un po' desincronizzato, infatti si ridisconnette. Ha abbandonato la sessione, infatti, voilà. Si è tanto girato fa Flaminio. quanto. È girato Flaminio, c'era una bandiera gialla nel T1, è molto lontano dal gruppo che credo si stia menando alla roccia. Sì, confermo, sì, Stemma dove si infila. Bello Stemma, in trazione doppia Prince alla prima lesma. Bravo, coraggioso anche. Allora lì davanti in qualifica abbiamo avuto una coppia di Alfa Romeo, adesso la coppia di Alfa Romeo, come detto, si è spezzata purtroppo tra le varie vicende della gara, adesso c'è una coppia di McLaren sul podio, separata però sembra l'Alfa Romeo questa volta è quella di Dan Hirco, che ha accusato una ripartenza nei confronti di Luna Pulina, che però deve ancora effettuare il suo cambio di mescola obbligatorio, insomma deve ancora fermarsi ai box. Caro Raffaele, puoi un attimo mettere giusto certamente gli intervalli? Eccoci, e così guardiamo anche tutto. Allora, innanzitutto abbiamo, per quanto riguarda le lotte momentanee, abbiamo Fit Luca su Danko, poi dietro abbiamo anche Daniele Play su Rafoidex, perché è vicino. Ora c'è anche, attenzione, il Tia Prince 97 su Mister X, attenzione, vediamo se ci prova all'interno e lo sorpassa per l'ottava posizione, una posizione in croce traiettoria, no, ce la fa. Attenzione, abbiamo attenzione, intanto Dim, attenzione con la guida, decima, attenzione, c'è una squadata di Mister X, ho visto male probabilmente, però mi sembra allora, lascia stare, non so se ne sta macchina. Sgondolato un po', si è la uscita dalla prima volta. Succede. Tanto adesso abbiamo Advance Apple l'8º, il Tia Prince che è 87º, che sta giocando la pena adesso il nostro Matthew, perché probabilmente magari ci potrà anche riuscire, ma non si sa, perché per ora queste lotte di centro gruppo diciamo che sono abbastanza eloquenti. Però quello che io possa mi sto ovviamente chiedendo alla è esatto, però quello che mi sto chiedendo è se chi ha messo la gomma gialla arriverà fino in fondo. Potrebbe essere sì e no, quindi è tutto un mistero per ora. Vedendo quanto sono tutto. Caldi i piloti, non credo che questa gomma li porterà fino al traguardo. Credo almeno tanto un'altra per tanti tempo, 3 secondi, poi Poz Luca per ammonimenti muti. Abbiamo la prima penalità, ragazzi. Attenzione, È tutto un Mister X. Ma che mannaggia, torna in pista. Tu non fare. Ok, abbiamo Raffo Idex che incalza Luca. DRS comunque ancora disabilitato. Vediamo se ci prova. No, però si è avvicinato, quindi è un buon segno, un buon segno, un buon segno. Tanto Advance Apple sarà la terza volta che entra di nuovo nella lobby, poverino. Va bene. Tanto anche Paolo, penalità di tempo di 3 secondi, quindi abbiamo la seconda penalità. Diversi è la prima variante, stanno prendendo avviso. Forse è una delle poche curve che si può tagliare insieme alla Scari, ecco. Poi insomma alla roggia esplode. Stava per esplodere Daniele Play, che gran controllo in trazione. L'uscita dalla roggia. Intanto Flaminio, anche lui all'attacco di Alex Pilotino. Ma Alex Pilotino è 14.
No, vabbè, la telecamera non aveva aiutato in quel momento. Fai un attimo su Steam e su Mister X, perché magari aspetto. Certamente. Però mi sembra. Sì, perché c'è Steam su Mister X, attenzione. Vediamo se ci prova, attenzione, si mette all'interno e ci prova in staccato sorpasso e ci riesce, si porta in nona posizione. Bel sorpasso, bello bello. Pilotino intanto è ripartito lentamente tra le due di Lesmo. Lala sembra apparentemente sano. Intanto sorpassa, ma si piglia anche la penalità di tempo e 3 secondi pure lui. Quindi questo sorpasso non sa effettivamente quanto gli possa essere servito per ora. Però vedremo la fine della gara. A fine gara sono pesanti questi secondi. Perdonatemi, correggiamo, facciamo una piccola un piccolo brainstorming sui nomi per il buon Sebastiano. Sì, allora, scusate, colpa mia. No, così almeno appunto ti aiuto. Allora, il secondo non è Danco, poverino, è stato chiamato in 70.000 modi anche da più da commentatori più esperti, quindi non è Danco, ma è Danirco. E non è Danirco, scusate. È Danirco. Poi c'è Sdem, e non è Sdim. E poi Raffoidex, lo puoi chiamare, va benissimo così, Raffoidex. No, povero. Posso mandarlo anche a quel paese, se per te non maledico. No, ma dai, vabbè, comunque... Gli altri, mi sembra che... Danirco suona Puritana, Lascari se ne suonano di santa ragione, l'abbiamo visto anche nei campionati ufficiali, una parola del genere, una Puritana di traverso, l'uscita da Lascari va anche nella via di fuga, quel poco d'asfalto che c'è, grande lotta tra i due. Intanto Sdem ha sorpassato Advance Apple. Sì, il bot, sì, il bot Advance ancora non è riuscito a rientrare in stanza, un po' ballerino. Poverino. Attenzione che intanto c'è Danirco che incrocia traiettoria con... una Puritan, suona ruota prima del traguardo, quasi, no? Però una Puritan però rimane davanti, ma attenzione, Danico si affianca all'interno, ci prova a sorpassarlo e riesce in questo sorpasso. Però attenzione che tanto una Puritan di nuovo in scia, no, rimane lì, quindi Danico ha ripreso la sua leadership dall'inizio della gara. Mentre invece l'altra Alfa Romeo è... Deve aver commesso un errore Danirco, perché ha finito quinto. Mi ero spostato su Mr. X perché ci annunciava dell'errore di Sdem. Ha approfittato Mr. X sia per passare Sdem che il bot di Advance Apple. La Danirco adesso è quinto e è passato anche Matthew. Perché? È forse un sovrasterzo. No, no, forse un sovrasterzo. È riuscito dalla prima variante, è finito nell'erba e ha perso le posizioni. Perché considerate che a me su Twitch mi arrivano le cose un po' in ritardo, quindi è normale. A 31 il T1 è girato più lento di 4 secondi rispetto a quanto ha fatto di solito, sicuramente un errore. Rimetti un attimo i tempi dei settori, certamente. Rafa, che guardo una cosa così tanto per curiosità. Prego. Io. Allora, perché il primo settore più veloce appunto è dal secondo che è 26.5, poi anche il settore 3 e il settore 2 invece è il terzo che ha fatto il settore più settore migliore, quindi abbiamo il secondo e il terzo che se ne stanno dando di stare quello indica il giro, quelli sono i tempi sempre dello stesso pilota, e quindi il primo settore del secondo giro ha fatto il suo best nel secondo settore, sì, però no, nel terzo giro vabbè, in una non grafica chiaro, giusta ecco. Sarebbe la cosa migliore da fare, il problema è che non l'ha fatta con le master, quindi tanto Sdem e Vibox insieme al Tia Prince scambiano la posizione. Quindi, attenzione, ci sono due McLaren in lotta, quindi gomma gialla contro gomma bianca, quindi Fitruca contro una Puritan, attenzione per la prima posizione, quindi una lotta in casa praticamente per la prima posizione fra due McLaren, dove sembra che possa prevalere forse una Puritan se ci prova. Matteo all'esterno della roccia che ruotata con Raffoidex e ripassa da Mirko e scoda anche, gli parte un po' il muso, attenzione che dietro c'è l'altro Alfa Romeo che ci prova all'interno. Bello. E lo sorpassa, attenzione, ruota. E dai che ci prova, attenzione, arrivano alla seconda di Lesmo, attenzione. Ho visto volare dei pezzi, o sbaglio? No, era forse erano i cartelloni. Ok, una bella gara, mi sta piacendo perché c'è tanta lotta, c'è tanta confusione, non si sta capendo nulla, però va bene. È giusto anche così, ci sta tutto. È giusto anche così. Essenzialmente credo ci sia stato qualche contatto, qualche spinta tra Raffoidex e una Puritan alla seconda di Lesmo o in uscita dalla prima, perché proprio all'ingresso della seconda di Lesmo abbiamo visto una Puritan per Prati sulla sinistra rompere anche il cartellone. Ma io non so quindi... se quella che è volata siano pezzi di carbonio oppure erba, perché ho visto volare qualcosa nel frattempo. L'erba considera non vola, sono sicuramente i cartelloni di metri, perché l'erba quest'anno si sono staccate delle zolle, hanno però, deciso che non vola.
attenzione, Daniel Consumenti, o attenzione, ci prova all'esterno e lo sorpassa e si porta in terza posizione con Matthew che deve accodarsi e quindi quarto in questo momento. Ed è arrivato anche il sorpasso di Poz Luca su Paolo sulla rettifilo principale con il DRS. Bella l'Alfa Tauri. Sì, molto bella, preferivo quella dell'anno scorso però. No, la più bella è quella del 2017, quella blu elettrico, quella era che con questi cerchi bianchi, grande sovrasterzo di Raffaele Dex, l'uscita dalla roccia, sa di macchinina RC radiocomandata, no? I cerchi bianchi così tamarri, perché non c'entrano nulla, se vedi tutte le altre vetture ce l'hanno un po' grigi, anche perché per nascondere, insomma, poi con la polvere di carbonio dei freni ti si sporcano, invece no, bianchi così. Tanto sentire due e bandiera gialla, che cosa è successo? Si è girato Paolo con la Williams. Ah, bene. Perdonatemi, abbiamo il team radio di Mister X quando è stato tamponato da Stem. Hanno tamponato! L'avevo sentito, sì, però questo sembra più un capipo che è stato tamponato. Io raga non posso sentire questi team radio purtroppo. Don Seppol intanto ha fatto una magia. Mi aiuta. Intanto Don Seppol ha fatto reimposta pista perché si è girato. Quindi... No, un 360 così, tanto per i fotografi, per la scena. No? Sì. Lui fa Formula 1 spettacolo. Bravi. Fa anche bene. Raffo Idex, la briga di andare dentro così alla Ricciardo. All'interno e all'ultimo. Lo sorpassa. Attenzione, intanto Stem per andare tempo di 3 secondi. Ammonimenti multipli. Quindi abbiamo già 6 secondi di priorità per Stem. Per carità, in favore di Raffo Idex c'è da dire che lui è con la gomma media, mentre tutti gli altri sono con la hard. C'è Danirko però che intanto ci sta provando su Fit Luca. Ma Fit Luca, non capisco che cosa sia successo in questi ultimi due giri, perché o mi sbaglio, ma sta perdendo un po' di ritmo, non capisco perché. Lui ha la hard, semplicemente sono andato in temperatura le medie di Ma anche Danirko ha anche la hard, però si è avvicinato tanto a Danirko. Vediamo, forse allora è con almeno difficoltà. Con un attacco del genere fatto alla prima variante ha perso parecchio. Sì, anche raga, o arrivano alla variante a scari in tre o qualcuno sorpassa, o ci arrivano in tre. Abbiamo orecchiato un menage, diciamo così, alla variante a scari, però non è successo nulla per fortuna, quindi è andato tutto bene, perfetto. Io personalmente sono straorgoglioso di vederci in questo gruppo sei piloti tra titoli sui nostri forum, chilometri, esperienza, un 14enne come Daniele Play l'anno scorso è sortito in Master. Io sono strafelice della sua crescita. In prime, sì, perdono. Che era una master, possiamo anche dirlo. Questi protagonisti anche, dai. Di nuovo io imparerò pian piano a conoscere tutti i piloti, prima o poi mi metterò lì. Ti dedicherò una giornata intera a conoscere tutti i piloti. Ma Giacomo, dopo due gare capirai l'andazzo di certi piloti, quindi tranquillo. Già da questa sera hai inquadrato Long, credo, quindi non c'è problema. Purtroppo non mi ha inquadrato perché eravamo in live. Ti sei visto? Sì, ti sei visto. No. Oddio, cosa è venuto? Accelerazione nella corsia dei box. Ma cosa combini, Paolo? E qui si menano invece due Alfa Romeo di nuovo alla seconda di sì, appunto, si stanno menando. Come attenzione, Danirko e Matthew. Vediamo chi è che prevale. Sembra Matthew, però Danirko sicuramente non molla perché ci proverà all'interno. Prima della. Scusate, all'esterno, interno, esterno. Non si capisce, bisogna vedere lo scambio della posizione della traiettoria. Attenzione, ci sta provando. Attenzione, gli è attaccatissimo perché Matthew non molla il terzo posto. Ma tanto Danirko è dietro che è il quarto. Però attenzione, intanto questa vicenda che una Pulitan. Perché vi ricordiamo che una Pulitan prima era in lotta con Fit Luca. Però quindi questa la terza e la quinta posizione c'è una lotta veramente alta. Con Fit Luca, che alla fine non è poi così tanto distante dal terzetto, in quanto il fatto che è secondo. Però invece era Foydex. Però in questo. Sì. Varia tra un secondo e 9 decimi qualcosa, quindi si mantiene la zona di sicurezza per l'azionamento del DRS. Ma attenzione, intanto Danirko che ci prova su Matthew, sicuramente intanto c'è anche Matthew che ci prova su Fit Luca, ragazzi, oh mio Dio, in tre, no, mi raccomando, non fate casino, ok, perfetto, bravo. Le tiro per Sam. Bene, si sono mantenuti calmi, ma sono caldi, ragazzi, perché qua c'è da lottare. Attenzione, safety car, cosa è successo? Ritirato Sam Lascari. Tanto sulla anche destra. Pensare tempo di 3 secondi e per Poz Luca taglio di curva. Quindi penalità stasera che fioccano come ridere. Drive through per Poz Luca. Perché penso che non. Ecco, ragazzi, a proposito, scusate se interrompo, ma volevo dire una cosa. Secondo me il fatto della gestione del Delta Time non è molto chiara nel gioco. Perché
già sul 20 è poco chiara, sul 21 sembra che siamo ai stessi livelli, perché il drive-thru te lo pigli anche per quello, quindi se si è appena preso Paul Sluka al drive-thru è perché il time, la gestione del tempo fa schifo, lo possiamo dire, sì. No, non è molto chiaro, è un complimento. Sì, appunto. Però io sono sincero, io non ho preso lingua per nessuno. No, Luca. Luca, si è ritirata. Sotto safety car, l'ha persa alla seconda, all'uscita dalla prima di Lesbo. Io, quando provai quella micchete a micchete di roba, la prima volta, dissi: ci sarà da divertirsi, e lo ribadisco. L'AS è storta. No, ma proprio col gioco. Ah, ok. Tanto tutti ai box, giustamente. Napo, che ancora non si era fermato, infatti partito con la media, ha fatto 18 giri. Poi gomma rossa, se la rischia per questi 9 giri, che magari potrebbero anche essere non contro protocenti, ma anzi proprio a suo favore, ma vedo che tanti stanno montando la rossa, quindi... Attenzione, anche tanto sì, Daniel Coca, lui monta la rossa, quindi manca 9 giri e potrebbe essere anche una buona strategia. Con Fit Luca che però rimane fuori con gomma dura. Pari e patti in casa Alfa Romeo. Che ha tirato Paolo, no. Si è ribaltato alla Sky. No. Oddio. Madonna, raga, ma cioè, eravate in 17 e siete rimasti in 11. Beh, buono, una buona mente, dai. Se continuiamo così arriverete in traguardo di 7. È il primo giorno di scuola, dai. Più o meno. Allora, tieni conto questo. Nel 2020 sia la Roggia che la Scari, magari un po' di meno la Scari, magari nell'ultimo cordolo interno, si poteva tagliare parecchio. Sì, ma poi in pieno, soprattutto quello. Cioè, adesso... Adesso, quando siamo usciti praticamente dalla stagione... un mese e mezzo fa, quindi abbiamo ancora, diciamo, in mente lo stile di guida del 2020 e trovandoci Monza con questi cordoli è tanto difficile, completamente che... diverso, cambia il tuo stile di guida così, essendo una social, insomma, una gara amichevole, uno si gioca la gioca un po' così, ecco, magari in gara ufficiale poi ti viene il piedino. Dici, Ernesto? Non so se l'avete detto, ma Danirco ha perso posizione sesto adesso, sì. A me hanno fatto pari e patta. Hanno fatto pari e patta. Io sto cercando di capire la strategia, per carità, ognuno fa cosa vuole, gestisci le gomme come vuoi, però Fit Luca con gomma dura, non capisco dove voglia arrivare. Guarda, non voleva fermarsi per ostacolare una Pulitan. Ma sicuramente, però non gli porterà sicuramente vantaggio la gomma bianca, anche perché gli altri sono su rossa. Se lo manca, credo sempre una cosa, nella filosofia che diceva Raffa prima, ovvero essendo una social race, essendo che siamo alla seconda gara di questo 2021, c'è da conoscere il gioco. Quindi secondo ma me Luca, certo. Cioè, fosse stata una gara ufficiale e sarebbe entrato sicuramente. Adesso magari vorrà provare a sforzare le gomme, vorrà provare, ci sono un botto di prove da fare. No, però sapendo che comunque la gomma dura non rende ovviamente come una media, come una rossa, diciamo che magari poteva entrare e mettere una media piuttosto, però con i sé e con i ma la storia non si fa, quindi ognuno ovviamente fa cosa vuole, e come dici tu, giustamente anche queste gare così sono anche gare che fanno da banco di prova, appunto, per sperimentare un po' le cose sicuramente, quindi... Però io sinceramente avrei messo probabilmente magari anche la gialla piuttosto che la rossa, però non avrei sicuramente mantenuto la bianca, poi ognuno ovviamente ragiona con la sua testa sicuramente. Però intanto attenzione che abbiamo una Pulitan con 6 secondi, grazie Raffa per la schermata, con Poz Luca andrai fru e il Tia Prince, ce la posso fare con 3 secondi. Okay, che no. Poi bisogna vedere che alcuni numeri diciamo all'inglese, altri all'italiano, quindi il Tia Prince, se no, quindi, però è un po'... DR Long. Lungi. Vabbè, raga, non è complicato, ce la potremo, ce la può provare anche io. Ma tu non hai idea, io ho chiamato un pilota per tutta la stagione, l'ho chiamato 21 gare in 21 modi differenti. Mi scusavo, Madonna, ogni volta a fine gara, però quel povero ragazzo non... infatti non tipo il mio cognome. Andrea Lungagnani. A ogni live lo cambiamo. Longaniani.
Ma perché così rimane io il mistero. Sono, io di cognome faccio Blancardi, ma la gente mi chiama Biancardi, Bacardi, però vabbè, va bene, va bene. Ah, perché pensano è rimasto bloccato il task maiuscolo, quindi... Kinkaboy, Kinkaboy. Matthew, che sulla combinato. PlayStation chiamo Hot Rod Driver 27, più facile di questo penso che ci sia poco, quindi... Che si è combinato, ragazzi, scusate. Credo che una Puritan sia toccato con Matthew, perché entrambi hanno ricevuto 5 secondi di penalità. E l'ala sembra sana. L'anteriore di Napo, vediamo la posteriore di Matthew. Anche vedo una McLaren e Prado. C'è Luca e Napo come McLaren, ma sono davanti. Era quella davanti dietro la safety car, quindi era Luca. Penso. Ah, Luca, sta provando le hard se tengono anche fuori dalla squadra. Però raga, io non dico niente, ma abbiamo passato troppi giri dietro sta safety car e mancano 7 giri alla fine. Perché vabbè. C'è Alex Pilotino che non si sta riaccodando. Si è stufata però, ma in Andretto ha fatto la gara sprint in questo giro, quindi siamo contenti, dai. Le mie parole sono state ascoltate, la safety car si leva dalle pause, via, dai, su. Via, che voglio vedere le macchine gareggiare, su. Ma io dai. Non vorrei essere Luca, cioè tutti con la soft nuova dietro di noi. Appunto, è questo il problema, che non capisco, come ho detto prima, il perché abbia fatto così. Sicuramente, come avete detto prima, un banco di prova, però, insomma. Le schiacciare così c'era. Tanto anche se è una gara di ma che bellini, diciamo, però come serpeggiano, guardali. Un mix di colori. Comunque quanto è bella la McLaren arancione, è troppo bella. Oh, Luca, lo tiene, mannaggia. Non può passare per Raffo perché mi sa Luca è fuori pista. In tre. Sarà ruota, ruota, sarà ruota, ecco, ruota. E attenzione, paura. Ragazzi, che intanto c'è anche Matthew. Siamo in tre, ragazzi. Ma che spettacolo, che bello. Queste sono le cose che mi piace vedere. Attenzione con... No, Matthew primo, ragazzi. Attenzione, però non è finita, perché Fit Luca, no, scherzavo, tanto si è accodato. Non pensavo che ci riprovasse, ma niente, perché era inutile. Con attenzione, tanto di nuovo lotta in casa McLaren fra una Puritan e Fit Luca per la seconda posizione. Quindi torniamo a prima. Quindi attenzione, che tanto una Puritan ci prova all'interno, in staccata la seconda variante. Partono anche scintille fra i due, attenzione. Una Puritan si porta a secondo con Fit Luca terzo. E Rafoedex che prova anche lui a entrare nel pacchetto di mischia per cercare di prendersi il podio, magari anche la seconda posizione. Chi lo sa, ma intanto Danilko purtroppo anche lui adesso è addirittura è quinto. Quindi è sceso molto rispetto all'inizio. Quindi si trova in quinta posizione. Con non capisco però Daniele Play, se anche lui si può unire al pacchetto di mischia, boh, sì, abbastanza, ma a meno che non, cioè, non mi sembra che abbia voglia di rischiarsela tanto, perché in effetti quelli che vedo di più che se la sta rischiando sono proprio appunto Fit Luca, Rafoedex e Danilko. Quindi questi tre ovviamente sono ovviamente dei pazzi scatenati, con intenzione tanto Danilko che ci prova su Rafoedex. In parabolica all'esterno e lo sorpassa, e quindi Rafoedex quinto. Ma attenzione che abbiamo dietro un Daniele Play su Rafoedex, attenzione, ci prova in scia. Vediamo se ci prova, sì, ci potrebbe riuscire, forse no, forse sì, attenzione, all'esterno non si sta capendo nulla, ragazzi, toccata di Mister X su Daniele Play, una leggera toccatina, un'altra toccata, ruotata, e si porta in sesta posizione, gliela ha tirata una brutta spallata, sicuramente a Daniele Play non ci starà, perché questa spallata non gli è sicuramente piaciuta, però attenzione che tanto torniamo là davanti con Danilko, che ci starà provando sicuramente, sì, all'interno ci sta provando, e ci riesce, si porta in terza posizione, si sta facendo vedere, grande Danilko, bellissimo sorpasso, con attenzione tanto dietro, abbiamo una lotta, chi è? Daniele Play con Advanced Apple. Advanced Apple va in mezzo in scivolata e spacca la parte destra della lettone anteriore, qualcuno che passa anche sui suoi pezzi da quello che ho visto, quindi bella gara, safety car virtuale probabilmente per i pezzi in pista, persa Advanced Apple. Sì, essenzialmente Advanced Apple è andato all'interno e l'ha smosso su Daniele Play, che ha chiuso senza fare troppi complimenti. Daniele non ha danneggiato l'ala, no? Completamente distrutta invece per Advanced Apple, che poi è stato tamponato perché era in piena traiettoria. Solo un pezzo, invece gli si è rotta tutta addirittura. Sì, è finito in piena traiettoria. Scusate. Guarda, il pezzo che volava dopo era del Tia Prince, dopo che ha tamponato Advanced Apple. Advanced invece l'ala l'ha lasciata lì. Se fosse Advanced Apple quella della parte destra che volate, invece del Tia Prince. Scusate. Luca. Hashtag Mister X svezza i giovani. Si è dato una spallata a Daniele, povero. Decisamente crudele.
Vabbè, è il papà un po', è perché, mamma, non, perché, alla fine. Perché non avete visto cosa ha fatto all'interno della roccia. Sono arrivato tardi, non... l'ho seguito fino in curva grande, poi c'era Danilko che attaccava Luca. Luca ha approntato la Whirlpool per farla fuori. Ovviamente questa sera, ricordiamolo, è una gara più di divertimento che altro, quindi ci possono stare anche certi errori, certe cose, però insomma, sempre con una non certa consuetudine, ecco. Non era un errore, era una difesa della motocina. Però in certi casi la difesa può diventare errore, quindi attenzione, sempre quello. Fare la voce grossa proprio. Tanto bravo, nessuno che ha preso penalità comunque, però è partito, non è partito la penalità. Per Danilko che ne approfitta per andare all'interno su una pulita, ne si porta a secondo, quindi una pulita che rimane zitto zitto 4-4 in terza posizione, che quindi scende, scusate, circa, in terza posizione. Ha una quindicina di secondi di penalità, tipo 14, no, sì. Ah, 14, ah, è vero, 5 secondi di penalità, sì. Raga, io penso che sinceramente forse... No, anzi no, una pulita era 14 secondi, mentre invece Hamilton ne ha presi 10. Cioè, se una pulita facesse la cavolata che ha fatto su Verstappen Hamilton, cioè, raga, non voglio immaginare quanti secondi gli potrebbero dare. Cioè, quindi, una pulita a 14 secondi sono veramente tanti. Praticamente mi confermi che una pulita non ha permesso di buttare qualcuno fuori. Allora, se ne ha 14 di penalità, no? Altri 10 ormai. Ce n'è Rafoidex che ci prova all'esterno del biassono a superare una pulita, vediamo se ci riesce. Sì, attenzione, ci dovrebbe riuscire, sì, e si porta, no, non ci riesce, scherzavo, ho detto una cavolata, scusate, perché ho visto malissimo, raga, purtroppo dal telefono da si vede quello che si vede, quindi tranquillo. Cercherò di risolvere anche i miei problemi anche per entrare nelle lobby future, quindi ci proverò ovviamente. Tanto l'ex pilotino per l'intendi poi 3 secondi ammonimenti multipli, vabbè, alla fine secondo me tra poco, ragazzi, succederà come è successo in l'ultima gara, cos'è stato? Oddio, non a Silverstone, in Austria, dove l'ingegnere di Raikkonen gli ha comunicato all'ultimo che stava tagliando le curve, sì, per i track limits. Secondo me alla fine qualcuno se ne uscirà con qualcosa del genere, si incazzerà e gliene darà tutti i colori, quindi, Che il gioco è crudele, te lo dice ogni singolo avviso che prendi, te lo fa proprio pesare, non... Però magari qualcuno non se ne accorge, non è mai detto che li vedi sempre, quindi Tanto dico 1.19.9 il giro veloce, quindi perdonatemi, abbiamo il team radio del tentato attacco di Daniele Play su Ernesto dalla radiocronaca del suo ingegnere. Oh santo, non è partito, ok. Guarda che Daniele Play ti sta per attaccare, Ernesto, tranquillo. Una totale serenità, tranquilla. Sa se sono altrettanto sereni lì davanti con Maggio e Danilko a giocarsela un lungo. Ernesto vola sul panettone, accompagna, un po' troppo, no, non la tiene, non no, la in tiene. Realtà no. In realtà me la partita davanti, chi è che ha spinnato, scusate, lo posso dire, non è vietato dire spinnare, ok, no, 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 poi con la Ferrari si può, questo ed altro. Perché è una parola dolce e amorevole spinnare, poi hanno fatto il famoso meme su con Binotto, Master Sblan, quindi hanno fatti altri di meme che potete seguire sui social. Assolutamente, spinnare alla DR Long, pagina Instagram, non perdetela, dai, immergiamoci, ultimi due giri a Monza, a casa, lotta tra le due. Insomma, la licenza è svizzera, però la titolazione italiana con Danilko che va a sverniciare Matthew. Ritiro per Paul Smoke, intanto. Proprio appena Danilko è andato a passare Matthew. Intanto, settore 3, bandiera gialla. Pozzo Luca che si ritira, no, ok. Beh, raga, siete rimasti in 10, quindi chiunque può fare punto. Buono, dai, ci sta. Non conta nulla, però, sì, dai, è un inizio. No, Ernesto non si difende anche con la rotta. Io fosse stato l'Ernesto di una volta. fosse stato l'Ernesto di una volta, perché oggi non è campionato, se no per vedere. Aia. Comunque, via libera allora per Danilko, che sarebbe comunque stato davanti a Matthew, visto i 5 secondi di penalità. Con le penalità Rafoidex sarebbe secondo e Daniele Play no, chiuderebbe comunque quarto, perché Matthew ha abbastanza margine, quindi podio dovrebbe essere con Danilko. Comunque Rafoidex, c'è da dire che Danilko ha fatto un bel recupero, sì, cioè, al di là delle penalità e tutto, ha recuperato molto bene.
Quindi complimenti a Danirko che ha fatto un bel recupero. Sarebbe quarto Daniele Prey in una lobby con Danirko, Matthew, Raffo Idex, Napolitan e Luca Dami. No, beh, adesso non esageriamo. Ma che è una roba, fidate. Beh, ma prima c'è stata una diatriba in chat tra me e Kaisermatt su che soldi abbia utilizzato per sta Aston Martin. Allora ragazzi, io vi svelo il segreto. Allora, ve lo saprete tutti che Lance Stroll si è comprato, anzi suo papà gli ha comprato il sedile per la, della Williams quando correva con Bottas per 80 milioni. Secondo me qualcuno per comparsi il posto in Aston Martin avrà fatto la stessa cosa, quindi potrebbe essere, mai dire mai, a volte pensare male spesso ci si azzecca, quindi non è che si è comprato il sedile, si è comprato direttamente la scuderia, quindi... prima il papà gli ha comprato il sedile, dopo quando Lance Stroll è andato in Force India, adesso è comprato direttamente a quel punto il team. Però ricordiamo che Lance Stroll prima ha corso in Williams con Bottas, erano in squadra, quindi prima gli ha comprato il sedile per farlo correre e poi gli ha comprato direttamente. Intanto gli ha dato una bella pacca sulla spalla e ha detto: ma sì, ci penso io, sono io il tuo papparino, e sborso i soldini, quindi giustamente. Il diciamo presidente, cioè, insomma, il capo, il proprietario della Force India, allora era talmente ricercato in tutto il mondo che meno cose aveva in testate, meglio era. Danirko alla parabolica, sì, sotto la maniera a scacchi. Cerca di evitare in tutti i modi la scia che dovrebbe prendersi Matthew, e quindi Danirko va a vincere questa gara che, come viene chiamata, scusate, Social Race, quindi Danirko vince questa social race con, intanto, vediamo innanzitutto anche le posizioni inerenti proprio alle penalità. Raffo Idex secondo, Matthew terzo, una pulita rimane quarto. No, una pulita sopravanzato da Daniele. Ah, ok, scusate, Daniele quarto, una pulita quinto, ma a 14 secondi di penalità, quindi... per un secondo davanti a lui. Un secondo e 124 millesimi. Bravo Alex Pilotino che la chiude, sempre qualche difficoltà qui a Monza, bravo che la chiude. La variante Capuozzo. Dopo essere rientrato e riuscito tipo 15.000 volte ce l'ha fatta, bravissimo. Okay. Con tutto rispetto, caro Advance Apple, però io commento le cose così come le vedo. È vero, non un 360, un 360 ma... alla variante Capuozzo. No, è volata. Sì. Va per il giro veloce, giusto? Sì. Ma qua c'era veloce con la posteriore rotta. Ma come? Ah, è vero, impatto con la posteriore. Dalla visuale invece è sana, quindi non gutta. Ma è fortissimo, guarda che bravo. Chi è che ha rotto la posteriore, ragazzi? Mister X in precedenza quando ha impattato. Ma no, io non ci credo. Ma sì, falli due cerchi che tanto hai vinto, no? Non si vede il fumo, che bello. Che terribile. Anzi, io vedo i cerchi dentro le gomme, terribile. Wow, chiudi, a noi che meno cose vediamo da sta gamba. Questo gioco è talmente avanti. Occhio che arriva. Che paura, che secondo paura. Me, ma tra poco Vettel arriva, ti fai complimenti. Arriva in pista, ti fai complimenti. Perché proprio tanta roba. Bel bello spinnamento. Sa faticare a Buzzo all'ultimo tiro così, tanto succede? Perché? Non ti faceva finire, hai rotto il gioco, bravo, complimenti. E allora Danirko, penso che sei stato l'unico pilota nella storia a far entrare, cioè a far arrivare la safety car con i piloti che hanno tagliato il traguardo, cioè penso che sei l'unico. Sì, per gli ultimi 5 metri praticamente. Ma si mette a festeggiare pure la safety car. Beh, ma l'Hunter fa un po' di 360. E allora Danirko davanti a Raffo Idex e Matthew, davvero una gara vivace, Monza che ci è piaciuta, ridisegnata così, insomma, aggiornata a livello di cordoli che hanno purtroppo mietuto diverse vittime, creato diversi contatti, però anche bellissime le lotte a 4, l'abbiamo visto alla staccata della prima variante, alla roccia sono volate sportellate degne di Hamilton Vettel 2019, se non vado errato, così tanto per riaprire una ferita aperta, 18. Quindi tanto per far variante... male a Luca Flaminio. Alla seconda variante, 2018, sì. E con Vettel che quella gara arrivò quarto, mentre invece poteva arrivare forse secondo, addirittura vincere. Con molto bene. Danirko che fa il giro più veloce, 1:19.572. Luca sotto l'1:20, segno di... Ah no, anche Luca, 1:19.8. Vabbè, segno di... che erano in palle, ragazzi.
Ernesto, sì, te molto, che molto. L'hai guidata, c'hai qualche feedback in più dalla vettura su questa tracciata? A parte lo spin, però quindi... era quinto, però fino a prima del test, quindi glielo concediamo per quanto sia una gara amichevole. Sì, per carità, certamente. Non so, ho avuto l'impressione che con le bianche non trovo un feeling staccata con le hard, e poi questo me l'ho sopportato pure con quando ho montato le soft. Strano, dovrò rivedere il video e vedere se è qualcosa di anomalo. Ero guarda, no, anch'io avevo problemi, ma tanti, okay. Cioè non allungava tantissimo in staccata. Sì, proprio per quello sono arrivato lungo alla roccia, poi stavo perdendo la macchina. Sentite un po' più di trazione in uscita dalla prima variante, che è il punto più critico in realtà, paradossalmente, perché si scivola da tanto. Devi lavorare tanto differenziale quest'anno per sentire bene la trazione della macchina, non è semplice. Molto bene, grazie mille. Allora salutiamo il buon Ernesto Coppola, siamo in conclusione, grazie Ernesto. Grazie a voi, buonasera a tutti. Salutiamo anche Andrea Lugagnani di Erlong, che ci ha provato un po' in pista, poi ci ha dato una mano al commento, grazie mille Andrea. E figurati, ciao a tutti. E allora, anche Hot Rod 27, non so se vogliamo dire il nome completo, Seba, tanto per farci conoscere, perché allora, se ti sei divertito ti ritroveremo. Con la H maiuscola, Hot Rod Driver e 27 in numero. Sì, mi sono divertito molto, mi fa molto piacere di essere entrato in qualche modo a far parte di questa grandissima famiglia, di questo grandissimo team, e ovviamente è questa una gara, una social race, quindi una gara... di divertimento poi sostanzialmente, e quindi ci può stare tutto quello che è successo, però mi raccomando, poi quando cominciano i campionati e tutto, ovviamente adesso vedete che rido e scherzo, però ovviamente in campionato bisogna essere molto più seri, però comunque al di là di ciò è stata la mia prima esperienza con voi, mi fa molto piacere, e quindi ci rivediamo alla prossima gara e grazie a tutti e buonanotte. Grazie mille a te anche da parte di Raffaele Dalli per voi Rossi, seguiteci sui social, vi aspettiamo ovunque sul forum www.formatalentin.com. è tutto, grazie e buonanotte, ciao, buonasera a tutti.